Oggi prepareremo un piatto tipico romano, molto saporito, che è un mix tra la matriciana e la carbonara, perché prepareremo la pasta alla zozzona. E adesso cominciamo! Cominciamo a tagliare il guanciale. Diciamo che il guanciale è anche comunque a sentimento, quindi se volete ne potete mettere di più o di meno, a seconda dei gusti. Adesso spegliamo la salsiccia e poi la facciamo a pezzetti. Adesso prendiamo una padella, mettiamo dell'olio sul fondo della padella, non ne mettiamo tantissimo perché già la salsiccia e il guanciale hanno il loro grasso. Adesso li facciamo rosolare per bene. La pasta alla zozzona si chiama così perché noi a Roma, quando dobbiamo fare un piatto di quelli proprio gustosi, molto saporiti, quindi lo chiamiamo, diciamo che è un piatto zozzo, perché è molto ricco, ci piace proprio, quindi zozzo è la parola giusta. Aggiungiamo il pomodoro. Un po' di sale. Ora copriamo, lasciamo cuocere 15-20 minuti a fuoco lento. E intanto ci prepariamo l'acqua per la pasta. Un po' di sale. E copriamo. E una volta raggiunto il bollore, buttiamo giù la pasta. Lasciamo cuocere e intanto ci prepariamo la crema al pecorino. Ora rompiamo due uova, ma prendiamo solamente i tuorli, quindi le chiare le mettiamo a parte. Sì. Pecorino. E mescoliamo. Dobbiamo aggiungere un po' di acqua di cottura per far sì che la crema sia davvero un po' più liscia, un po' più fluida. Mettiamo un po' giusto per farla diventare più cremosa, ecco, così è perfetta. Un profumo meraviglioso davvero, eh? La pasta è pronta, la mettiamo nella padella con il sugo e mescoliamo. Giusto un minuto, tanto per farla insaporire. Perfetto, ora spingiamo. Prendiamo la crema di pecorino. Guardate che bella, pure i colori sono belli. E mescoliamo. Proprio fa una matriciana e una carbonara. Il senso è quello. Un po' più di pecorino. Questo è un piatto davvero saporito. Impiattiamo. La pasta alla zozzona è pronta, se vi è piaciuta la ricetta scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. E adesso ciao a tutti e alla prossima ricetta!